Ciao, oggi video veloce, veloce, non mi mostro neanche, voglio soltanto mostrarvi velocemente il mio ultimo ordine sul sito Macro Librarsi. Come sapete, io sto cercando di acquistare semplicemente i prodotti che mi servono in base a ciò che finisco, in base a determinate necessità che ho. E soprattutto sto cercando, no, sto cercando, mi ritrovo a riacquistare comunque dei prodotti con cui mi sono trovata bene, perché non sono alla ricerca spasmodica di novità, di provare cose nuove. Anche per quanto riguarda i siti, questo per me è un periodo in cui non sono alla ricerca di nuovi siti, nuovi e-commerce, non spulcio molto internet, non cerco novità, cose particolari da provare che casomai non ho mai provato. Questo per me è un periodo abbastanza stabile per quanto riguarda la cosmesi, anche perché forse mi interessa fino a un certo punto appunto la cosmesi in questo periodo della mia vita. E quindi mi sono ritrovata ad acquistare cose che conosco. Tranne una che in realtà non è una novità per me, ma più che altro una novità per quanto riguarda la marca. Quindi ho acquistato un prodotto che conosco, che ho utilizzato in passato, ma l'ho acquistato di una marca diversa. Quindi voglio mostrarvi innanzitutto due prodotti che ho acquistato non per me, ma sono un regalo che devo fare. E sono questi, sono dei prodotti da uomo. Se siete uomini e guardate questo video, o semplicemente se avete degli uomini interessati ai prodotti biologici, ecco, biologici, io vi consiglio assolutamente, anzi assolutissimamente, questi due prodotti della Saponaria, della linea uomo, e sono la Sunrise Bio Mousse da barba, la canapa italiana, che praticamente è una mousse da barba, appunto, che serve per fare la barba. Ecco qua, la saponaria è una confezione da 150 ml. Non so come mai ci sia, mi sto accorgendo soltanto adesso che c'è qualcosa di colore rosso che è fuoriuscito. Allora non so se qui dentro c'è qualcosa di colore rosso. No, probabilmente è proprio questa mousse, questa colorazione, sto vedendo che è fuoriuscita dalla confezione. Proprio come odore, è un odore mi fa pensare sia alla canapa. L'altro invece è il fluido dopo barba e alla canapa italiana. Allora, questa è una linea di prodotti che io mi sono trovata ad acquistare più e più volte nell'arco degli ultimi anni, perché le ho regalate più e più volte a mio padre. Ho voluto fare prima una prova un po' di anni fa, nel senso che provo a spingere un po' l'eco bio. Voglio far provare a papà un po' di prodotti diversi da quelli che utilizza, e lui se ne è praticamente innamorato. Infatti io per varie occasioni ho continuato a regalargli questi prodotti, praticamente ero la sua fornitrice ufficiale di prodotti, anche perché non trovandoli nei negozi bisognava fare un ordine, quindi io approfittavo, no, delle varie occasioni per fargli questo regalo. Quindi ad esempio alla festa del papà o al compleanno o Natale ho regalato più e più volte questa combinazione di prodotti, e mio padre è sempre stato molto molto contento. Quindi siccome era un bel po' in realtà che non glielo acquistavo, che non glielo regalavo, ho deciso, visto che tra poco sarà il suo compleanno, di buttarmi su questo regalo. Ho parlato per buoni 5 minuti e non mi sono resa conto che il tempo della fotocamera non scorreva. Quindi io praticamente ho parlato buoni 5 minuti, se non di più, così da sola. Voi eravate ignari di quello che stavo dicendo perché non ho registrato nulla. Comunque, ecco qui. Allora, volevo parlarvi appunto dei prodotti, volevo mostrarvi gli altri prodotti che ho acquistato. E sono tutti prodotti che io conosco bene, che ho già utilizzato in passato, tranne uno che, appunto, di cui adesso vi parlerò. E sono prodotti che fanno parte della mia skincare routine da un bel po' di tempo. Allora, è un periodo che non ho molta voglia e soprattutto interesse a provare cose particolari, cose nuove, non a dedicarmi del tempo, perché ho voglia di dedicarmi del tempo, ve ne ho parlato anche nel mio ultimo video. Però non ho voglia di sperimentare, è un periodo per me, diciamo, abbastanza stabile per quanto riguarda la skincare, per quanto riguarda l'utilizzo dei cosmetici. Quindi
Quindi non ho questa frenesia, non ho questo grande entusiasmo, diciamo, per provare cose nuove, ok, faccio una skincare routine, tutti i passaggi, sì, li faccio, però con meno entusiasmo rispetto ad altri periodi della mia vita. Lo faccio perché mi piace, lo faccio perché mi fa stare bene, lo faccio perché trovo giovamento nel farlo, però con un entusiasmo leggermente minore rispetto ad altri periodi della mia vita, anche periodi molto recenti, eh. E quindi sono appunto, ho ripuntato su prodotti che già conosco bene. Ho aggiunto un prodotto che ho utilizzato in passato ed è stato uno dei miei primi prodotti eco bio, uno dei primi prodotti che ho utilizzato per la skincare routine, dal momento in cui ho deciso di utilizzare prodotti naturali, che è l'olio di jojoba. Allora, l'olio di jojoba, praticamente io lo acquistai tanti tanti anni fa perché, avevo visto un video di Valentina in cui parlava di una skincare routine. Io appunto avevo cominciato ad utilizzare, ad acquistare prodotti naturali da relativamente poco, non pochissimo, e avevo visto questo video di Valentina, la signorina Rottermeier, in cui parlava dell'olio di jojoba, delle sue proprietà e di come lei lo utilizzava. E mi pare che descriveva proprio una routine con l'olio di jojoba. E mi ricordo che io acquistai all'epoca un olio di jojoba della Omina, che poi è finito un po' nell'occhio del ciclone in generale questa marca e questo tipo di prodotto perché non era reputato veramente ecobiologico, veramente olio di jojoba al 100%. Insomma, mi ricordo che fece anche un video dedicato a questo argomento, però questo per farvi capire che desiderai provare ad utilizzarlo e mi ricordo che lo utilizzai con molto molto piacere e così cominciai ad utilizzare gli oli sul viso. A pelle bagnata, con dei tonici, con della semplice acqua, notai proprio la differenza, cioè mi resi conto che sul viso, utilizzando gli oli con pelle umida bagnata, per il mio tipo di pelle, e in generale abbinato ad altre creme, casomai non troppo pesanti, ne trovavo assolutamente giovamento, mi piaceva utilizzarlo, mi piaceva come rituale quello di utilizzare degli oli sulla mia pelle e quindi appunto mi era piaciuto tanto. A distanza di anni, naturalmente in questi anni ho utilizzato sempre gli oli sul mio viso, di qualsiasi tipo, dall'olio di sesamo all'olio d'oliva, semplicissimi, l'olio di canapa, gli oli più pregiati, come ad esempio gli oli Kadi, veramente tantissimi tipi di oli. Però ho voluto ri riacquistare l'olio di jojoba, in questo caso della marca Officina Nature. Questo è puro, quindi c'è soltanto olio di jojoba all'interno, vedi? Simonsia Kinesis Seed Oil, c'è scritto tra gli ingredienti. Perché siccome Luigi mi ha regalato due creme viso, una giorno e una notte, abbastanza leggere, che sono le creme della Ciennetora alla linea al melograno, ho deciso a spontanea volontà, così ha voluto regalarmi queste due creme alla festa della donna insieme ad altre cose. Appunto c'erano queste due creme e io sono rimasta veramente contentissima perché forse è la prima volta che mi regala dei prodotti del genere, così di sua spontanea volontà, senza che io in qualche modo gli faccia una specie di wishlist, no? Ad esempio compleanni, cose quando non sappiamo che cosa farci, preferiamo comunicarcelo, cosa ti serve, cosa preferisci, quindi io molto spesso mi butto sui prodotti naturali, no? Sulla cosmesi perché mi piace. Però lui, casomai, di sua spontanea volontà, veramente raramente, ha fatto questo tipo di acquisti per me e questa volta, appunto, ha voluto regalarmi queste due creme. E sono stata veramente contenta, in realtà, perché era tanto che io non appunto, utilizzavo la crema melograno Shein e mi ricordo che mi era piaciuta tanto ed era un tipo di crema leggera ed ultimamente, siccome sto utilizzando creme viso un po' più strong, una volta che io ci abbinavo l'olio, ho sentito un po' di pesantezza sul viso, nel senso che le creme che ho, che sono quelle alla macadamia e karité della Fitocose, quella alla vera da notte, insomma, sono un tipo di creme che tra l'altro stanno per terminare, ma che abbinate a degli oli, insomma, mi stavano un po' scomode sulla pelle, rimanevano un po' scomode sulla mia pelle ultimamente. Quindi avevo già io intenzione di acquistare delle creme un pochino più leggere perché avevo intenzione appunto di continuare ad utilizzare degli oli e quindi è capitato proprio a fagiolo questo regalo perché sono delle creme più leggere e secondo me sono perfette da abbinare agli oli soprattutto, sia
secondo me, all'olio di jojoba. Ora, io in passato ho provato soltanto la crema quella a giorno al melograno. Mi ricordo che ci fu proprio il boom di queste creme. La gente faceva la fila davanti al Lidl. Oggi esce, domani non esce questa nuova linea. Chissà se sarà permanente, perché prima era una linea, diciamo, ad edizione eliminata, perché la CN ha voluto fare probabilmente una prova per vedere, vabbè, sì, ma sti prodotti naturali vanno veramente o no? Siccome sono andate veramente a ruba, poi sono diventate edizioni permanenti, ma questo voi lo sapete, senza che vi specifico tutte queste cose. Fatto sta che appunto io riuscii ad accaparrarmi a malapena questa crema viso, che mi piacque però tantissimo, soprattutto nel periodo estivo. E soprattutto abbinata agli oli, perché essendo molto leggera aiutava la stesura dell'olio, però non appesantiva la pelle, perché appunto coadiuvata dall'olio riusciva a dare il meglio di sé. E quindi sono contenta. Questo per dire che ho acquistato quest'olio di jojoba proprio in previsione di utilizzare quelle due creme della Shein giorno e notte al melograno. Ora non ce l'ho qua, ce l'ho in bagno, però sicuramente le conoscete. Allora, perché ho preso questo dell'Officina Natura? Semplicemente perché il rapporto quantità-prezzo era più conveniente rispetto agli altri. Stavo prendendo praticamente tutti i prodotti da saponaria, infatti qua vedete tutti i prodotti da saponaria tranne il gel, l'aloe vera, zuccheri, però ho visto che qui c'erano 10 ml in più e non sono pochi, nel senso per l'uso che io ne farò, che sarà una gocciolina da mischiare insieme alla crema, 10 ml in più sono veramente tanti. E quindi ho deciso di prendere questo anche per provare appunto un prodotto di questa marca. Gli altri due prodotti, sempre per il viso, sono per me dei must have, dei prodotti che io ormai acquisto ed uso da tanto tempo. Però c'è una piccola novità: ad esempio, per quanto riguarda l'acido ialuronico, finalmente hanno cambiato confezione. Perché? Perché prima c'era una confezione con un tappo semplicissimo come questa, diciamo però piccolina. Quindi per prelevare il prodotto non era molto igienico, non era molto pratico. La quantità mi pare sia anche un po' aumentata, tra l'altro, perché quelli non so se erano 20 ml. Casomai vedo e ve lo scrivo in sovraimpressione. Si è spenta la fotocamera e non me ne sono accorta, quindi ho continuato a parlare anche di questo prodotto e cose relative a questo prodotto. I campioncini e tutto il resto, e praticamente nel momento in cui stavo editando il video, appunto lo stavo montando unendo i vari pezzettini, mi sono resa conto che mancava la descrizione del gel d'aloe. Allora, ho riacquistato il gel primitivo d'aloe della Zuccari, che è diventato praticamente il mio gel d'aloe preferito. Questo ha un ottimo rapporto quantità-qualità-prezzo, perché sono 150 ml a un prezzo di 9,90 euro, ma io l'ho preso scontato, mi pare 8 euro e qualcosa. Vi metto poi tutti quanti i prezzi in sovraimpressione, in modo che voi vediate un po' gli sconti che ci sono su questo sito, penso tuttora. Questo è un acquisto che ho fatto più o meno una settimana fa, ma credo che gli sconti ci siano ancora. Allora, ho ripreso questo e lo utilizzo per praticamente tutto, per ogni cosa. Se desiderate, se volete, se siete interessate e interessati, io posso girare un video dedicato ai gel d'aloe, vi mostro i gel d'aloe che più o meno posseggo, ho soltanto questo, però alcune confezioni vuote perché volevo fare un video comparazione di gel d'aloe. Tra l'altro ho ritrovato anche una confezione del primo gel d'aloe che io ho acquistato, Eco Bio, tantissimi anni fa. L'avevo tenuta praticamente da parte in un beauty, tra tantissime altre cose, e appunto ho ritrovato questa confezione perché volevo fare appunto un video sul gel d'aloe da anni, praticamente non sono mai riuscita a farlo. Quindi se siete interessate, se vi va, sappiate che appunto ho 4-5 tipi di gel d'aloe di cui posso parlarvi e posso fare anche una piccola classifica volendo. Stavo per mostrarvi i campioncini. Due di questi campioncini li ho scelti io, uno mi è stato invece omaggiato, è stato scelto direttamente da MacroLibrarsi. Allora, io ho scelto la protezione solare Bimby, fattore di protezione 50 della BOB. Io questa l'ho provata già in passato in full size. Mi ero trovata bene e comunque ho deciso di riprenderla. Insomma, tra vari campioncini che c'erano a disposizione, questo mi sembrava
uno di quelli un pochino più interessanti, insieme alla crema giorno, questa della alla rosa moschetta BioEarth. Io ho provato quella notte e mi pare anche una maschera viso di questa linea e mi sono piaciute entrambe, quindi visto che c'era anche la crema giorno ho deciso di provarla. Tra l'altro, prima di cominciare questa skincare di cui vi ho parlato oggi, vorrei cominciare a smaltire i campioncini che ho perché sono veramente, veramente tantissimi. Quindi ho deciso di non fare altri acquisti. Quindi quello che serviva, le cose più importanti che mi servivano, insomma, le ho comprate qui. Però ho tantissimi campioncini per quanto riguarda, ad esempio, creme corpo, bagnoschiuma, anche alcune creme viso, prodotti per capelli, balsami, maschere. Quindi vorrei provare a non acquistare nulla, a smaltire quello che ho, anche perché praticamente ho paura che scadano questi campioncini. Ora non tutti hanno la data di scadenza, quindi appunto devo stare un attimo attenta a ricordarmi quelli che ho ricevuto, ho scelto prima, e poi a via via a scalare quelli che ho ricevuto più tardi, e poi anche qualche prodottino in scorta tra legali acquisti. E quindi ho deciso, insomma, che questo sarà un periodo di progetto smaltimento prodotti, e quindi credo che per un po' di tempo non vedrete acquisti su questo canale, a parte naturalmente, come vi ho già spiegato in altri video, cose che terminano e quindi io che lo ricompro. Questo invece è uno shampoo, un sample di uno shampoo che mi è stato omaggiato direttamente da Macrolibrarsi, non l'ho scelto io. Uno shampoo uso frequente con olio di mandorle dolce Yucca per tutti i tipi di pelle. E della Biocap, della Biocap avevo provato in passato le tinte per capelli, l'avevo anche utilizzate per un bel po' di tempo, però non mi sono trovata benissimo perché non coprivano molto bene i capelli bianchi, o comunque duravano poco e quindi poi non erano neanche poi così naturali. Sono passata a Villa Lodola, che comunque, da quello che ho capito leggendo e vedendo alcuni video, è sicuramente un pochino più naturale come tipo di tinta. Adesso invece sto facendo l'Enné, ho rifatto l'Enné Mogano, quello più scuro della Tea Natura. Vedremo come andrà, perché sono soddisfatta, ma sinceramente non al 100%, quindi più che altro non ho tempo di fare l'Enné ogni 15-20 giorni, siccome ho visto che copre, ma fino a un certo punto, insomma, vedremo. Non ho badato molto in questi giorni al risultato, l'ho fatto, non mi sono neanche guardata allo specchio, praticamente al sole, no? Come si fa di solito per vedere l'effetto. È un periodo che sto abbastanza incasinata, quindi mi sono dedicata ad altro, e quindi insomma vedremo che cosa succederà per quanto riguarda i capelli. Intanto questi qua sono i campioncini, quelli che vi ho mostrato nel pezzetto di video prima di questo sono tutti quanti i miei ultimi acquisti. Fatemi sapere se li conoscete, se li utilizzate, se avete altre alternative da consigliarmi per il futuro, naturalmente, perché, come ripeto, sto cercando di smaltire quello che ho il più possibile. E niente, io vi saluto, vi mando un abbraccio grande, ciao, ci vediamo al prossimo video.